Tiziana Pieri e Roberto Ceri. Una serata a Lerici, fotografie di vela. Ormai sono passati 4 anni. Sì. E questa passione che è dentro di voi, che vi porta a rinunciare a gite in capraia per fare le fotografie ai Melges il prossimo weekend. Tiziana. È amore per il mare, innanzitutto, e poi è adrenalina pura vedere questi equipaggi che si danno da fare su queste barche, a governarle con un tempo anche inclemente. È bello vedere la forza dell'uomo, veramente stupendo. Tempo inclemente. L'ultima regata, quella poi annullata, mi è giunta voce che fotografavate in ginocchio per colpa del mare. Sì, anche in questi casi qui il bello è proprio questo, cioè uno si aspetta di avere il sole e godersi una bella giornata, invece fotograficamente parlando ci si auspica veramente di avere, non so, un mare di 2,5 metri, 3-4 di onda, vento magari anche 15 nodi, se c'è la pioggia va bene. Ormai sembri quasi una velista ci provo. Professionale, cioè all'inizio non sapevate neanche. No. Roberto, raccontavi prima, quando eravamo a mangiare la pizza insieme, attendendo questa serata, raccontavi che le prime regate il buon Robertino del Circolo Velico vi ha chiesto dove andiamo. Ebbene, quel giorno lì è stata la nostra avventura, nel senso che le più belle avventure nascono per gioco, e quindi noi quel giorno lì abbiamo cominciato a giocare con questo nuovo ambiente. Quindi non conoscevamo niente delle regate, niente delle regole di regata. Robertino che ci chiede: ma dove andiamo? E sto, ma so assai dov'è io che bisogna andare. Non conoscevamo la boa di Bolina, non conoscevamo tutte le manovre che succedono in una regata. E ora piano piano penso che qualche cosina si vede anche dalle nostre fotografie, che qualche cosa, insomma, se andiamo indietro a vedere i primi scatti e vediamo quelli di oggi, forse qualche cosina, insomma, si è migliorati. Poi è chiaro che c'è, ma la colpa di tutto questo Tutto questo è stato un nostro carissimo amico, un certo Attilio, non so se tu lo conosci. Attilio, che ci aveva fatto anche un brutto scherzo un giorno a una nostra mostra del gruppo fotografico Obiettivo Spezia, e ci aveva fatto attendere per questa esposizione, però poi alla fine... Festa della Marineria 2013. Festa della Marineria 2013, quindi è da lì che abbiamo conosciuto Attilio, e poco dopo è da lì che abbiamo cominciato a fotografare le vele. E quindi niente, è tutto un piacere, sempre come diceva Tiziana. Infatti il primo invito... Ogni domenica è un piacere. E come ho scritto in una mia memoria, un mio promemoria, insomma, dove dicevo che spesso si va a fotografare senza sapere cosa fotografare. Allora uno incomincia a fotografare la street, le macro, eccetera. Noi ora sappiamo che la nostra fotografia è la vera, per cui abbiamo cambiato attrezzatura, ci siamo attrezzati e... Tiziana, è un bel ora tocca a te, nel senso che lui un premio l'ha già ricevuto recentemente a Perugia? A Orvieto. Adesso so che hai selezionato alcune foto, quindi anche per te. Speriamo. Si spera. Non diciamo, sono un amante dei concorsi, devo essere sincera. Però ormai le vostre foto, diciamo che se le mettiamo senza il nome, possiamo dire che è difficile capire quali sono le foto di uno e le foto dell'altro. Sì, abbiamo mantenuto una certa caratteristica nostra, personale, nel modo di fotografare. Però è vero che quando devi documentare la regata, quindi quando devi dire che cosa sta facendo l'equipaggio in regata, allora le foto è vero che sono molto simili.
Per quanto poi a livello personale mi piace anche giocare con le immagini, quindi abbiamo visto fuori le sue foto d'artista. Abbiamo visto le tue foto d'artista, poi magari le pubblicheremo anche in modo tale che il grande pubblico di Acqua di Mare può, diciamo, godere di questi scatti e non solo chi viene a queste serate a tema. La vela non è solo, almeno per me, non è solo la regata, poi va oltre la regata, perché la vela è proprio la metafora dell'uomo, la metafora della vita, cioè chi parte, chi rimane fermo in porto, chi dopo una regata torna con le vele rotte e torna sempre in porto e torna sempre a casa. Quindi è bello questo. Bello. Bene, bello anche questo tuo pensiero profondo su noi che andiamo in mare solo per vincere le regate e niente di più. Voi tirate fuori la poesia dei nostri sforzi. E qualche aneddoto ce l'avete? Qualcosa di particolare? Qualcosa che vi è piaciuto? Beh, quella volta che eravamo su Armelea. La volta che eravamo su Armelea, che Tiziana aveva preparato, diciamo così, per fare uno scatto al comandante di Armelea mentre doveva fare una manovra, insomma, di virata, una virata, era tutto pronta lei per fare la foto e il comandante va nel bordo opposto e lei gli dice: ma comandante, ma vieni di qui a fare la foto che... Che mi sono preparata la foto di qui perché il sole è meglio. Certo. Hai detto, per fortuna abbiamo la fotografa comoda, peccato che io devo virare da questa parte. Oppure la prima volta che sono salita con Robertino gli ho detto, ma si lamentava che c'era un'imbarcazione e gli stava tagliando la strada, gli ho detto, ma scusa, ma non ce l'ha il clacson? Vabbè, ora queste figure diciamo non le fate non le più. Bene, bene. No, va bene, la serata qua al Circolo della Vela Erix ci aspetta e io direi che poi queste vostre foto le magari le pubblichiamo anche da qualche parte, così chi non è venuto può vedere insomma cosa si è perso. Ho fatto dei video, certo. Ok, grazie a voi ragazzi, grazie e buona serata. Grazie, ciao. Ciao.